Continuiamo il nostro cammino nella fantastica serie The Chosen, questa volta con Filippo. Come sempre, concludo con una parola di incoraggiamento. Ecco la sua testimonianza. È arrivato il momento. Dal momento in cui Giovanni Battista iniziò il suo ministero, potei vedere qualcosa di speciale nel modo in cui lo svolse. Mi sono unito a lui qualche anno fa e sono diventato uno dei suoi più fedeli collaboratori, sia nei momenti di gioia e di abbondanza, sia nei momenti più difficili di tristezza e mancanza. Giovanni Battista ha sempre riconosciuto di non essere lui stesso il Messia, ma di avere comunque una missione speciale: preparare la strada per lui quando verrà. Giovanni 1:19-28. Qualche tempo fa ci ha rivelato che Gesù di Nazareth era il Messia. Aveva un senso. Ricordo il giorno in cui Gesù venne a farsi battezzare da Giovanni Battista e come Giovanni vide i cieli aperti e lo Spirito di Dio venire su di lui come una colomba. Sì, la fama di Gesù lo ha preceduto. Avevamo già sentito parlare dei miracoli che aveva fatto, come trasformare l'acqua in vino alle nozze di Cana, guarire il paralitico o liberare Maria Maddalena. Inoltre Giovanni ci dice che anche un fratello di nome Nicodemo venne a vedere Gesù. Volevo diventare un discepolo di Gesù come il mio amico Andrea qualche settimana prima, ma nel mio cuore avevo già deciso di non fare quel passo fino a quando Giovanni Battista stesso non me lo avesse chiesto. Dio mi aveva chiamato a stare accanto a Giovanni Battista e io volevo servirlo finché Dio avesse voluto. Non volevo anticipare Dio né forzare le cose. La buona notizia è che quel giorno è finalmente arrivato. Giovanni Battista mi ha invitato ad unirmi a Gesù. Sono partito per la provincia di Bassan, nel nord di Israele, e dopo alcuni giorni di cammino ho potuto finalmente incontrare Gesù e i suoi discepoli. È stato così bello rivedere Andrea. Quando ho parlato con Gesù, ho sentito immediatamente una sensazione speciale. Ero così felice di seguirlo e di essere uno dei suoi discepoli che non potevo tacere. Infatti, quando ho saputo che saremmo passati vicino a Cesarea di Filippo, ho colto l'occasione per invitare un altro mio amico a incontrare Gesù. Domani vi racconterà la sua storia. Ora ho il privilegio di seguire il Messia ogni giorno. La mia vita ha più senso e scopo che mai. Il mio nome è Filippo e sono stato scelto da Gesù. È imperativo aspettare sempre la guida di Dio prima di prendere decisioni importanti nella vita, come fece Filippo. Allo stesso tempo, la cosa sorprendente è che non devi aspettare di seguire Gesù. Lui ti ha già invitato personalmente. Vuole avere una relazione personale con te e guidarti nella tua vita quotidiana per dare alla tua vita uno scopo eterno. Sei stato scelto per essere un miracolo. Eric Sellerier.